Siamo dentro il Palazzo Ducale di Urbino, si vede, si riconosce questo ambiente. Con Marco Rocchi, come abbiamo preannunciato, andremo un po' a scoprire alcuni dei segreti, dei simboli, delle particolarità, dei personaggi che sono stati presenti a Urbino, in questo palazzo, ma anche in altri palazzi. Perché Urbino ha avuto un ruolo molto importante quando si parla di alchimia, di percorsi esoterici, di rinascimento matematico, di questa scienza che ha avuto un inizio di un certo genere e poi è andata diramandosi in un altro ed è la scienza che poi conosciamo oggi, ma che ha delle origini di cui vorremmo parlare con dei personaggi di cui parleremo. Allora, innanzitutto l'alchimia. Sappiamo che nel Rinascimento, e quindi questo è il simbolo del Rinascimento, ha avuto una diffusione massima, poi nel 600 è andata pian piano calando, poi andando a scomparire perché si è biforcata e si è amalgamata con la scienza, con la chimica che oggi conosciamo. È così. Sì, l'alchimia è una disciplina esoterica che aveva come ricerca quella della pietra filosofale, una sostanza mitica che avrebbe avuto la possibilità di trasmutare i metalli vili in oro, che avrebbe avuto la possibilità di ottenere l'elisir di lunga vita e che avrebbe garantito la gnosi, la conoscenza. Il periodo d'oro è stato quello del Rinascimento, indubbiamente. Poi, come accennavi, nel 600 c'è stata una biforcazione. Da una parte la filosofia chimica, quella che è diventata la chimica moderna che noi conosciamo, che ha assunto dall'alchimia gli strumenti, in parte anche la nomenclatura, e dall'altra un'alchimia spirituale. Cioè gli alchimisti nel 600 per la prima volta forse si rendono conto che quello che stanno cercando di trasmutare non è il metallo vile, ma è la propria persona, è una trasmutazione interiore. E di questo si è reso poi ben conto Carl Gustav Jung, che ha dato una interpretazione appunto dell'alchimia come una discesa agli inferi, una individuazione del sé. Ecco, qui siamo in un luogo, abbiamo detto, fantastico, il Palazzo Ducale, poi vedremo anche degli ambienti. Tutti conoscono la biblioteca, ma non tutti conoscono un ambiente vicino alla biblioteca, che si lega al discorso che abbiamo appena fatto. Ma parliamo di un personaggio, Francesco Maria Santinelli. Famiglia originaria di Sant'Angelo in Vado, lui pesarese, ma poi vedremo legato a una realtà urbinate. Chi è Francesco Maria Santinelli? Francesco Maria Santinelli era un nobile, appunto erano i conti della Massa Trabaria, conti della Metole Marchesi di San Sebastiano, Sant'Angelo in Vado, dove ancora ci sono dei palazzi Santinelli e dove c'è la Torre della Metola. Questo personaggio nasce però in realtà a Pesaro e si trasferisce però giovanissimo a Roma al seguito della corte di Cristina di Svezia. E a Roma, per quello che ci interessa in questo momento, partecipa al circolo degli alchimisti di Villa Palombara, per intenderci quelli che avevano l'ingresso nella porta magica, porta alchemica, che ancora si può osservare a Roma in Piazza Vittorio. Un personaggio particolarissimo che nel 1666 scrive una ode, quindi un componimento in versi, che è un'opera alchemica. Assolutamente sì, scrive la Lux obnubilata su apte natura refulgens, che è un'ode alchemica che è considerata la summa dell'alchimia del 600. Un'opera così importante che, cito brevemente due cose, è stata letta e commentata più volte da Newton. Newton la possedeva nella traduzione francese e ci sono ancora i suoi manoscritti. E d'altra parte è stata letta e commentata anche da Carl Gustav Jung. Torniamo all'ambiente di Roma. Un personaggio che si lega a Santinelli e che è legatissimo a Urbino. Chi è? Sì, nel circolo di Villa Palombara, oltre al padrone di casa, il marchese Massimiano Savelli, oltre alla regina Cristina di Svezia, oltre a Santinelli, Athanasius Kircher, Gian Domenico Cassini, tutti grandi nomi della cultura del Seicento,
c'era un giovane cardinale, non ancora papa, parliamo di Giovanni Francesco Albani, il futuro papa Clemente XI, che partecipava alle riunioni alchemiche di Villa Palombara. Palazzo Albani, Urbino, e torniamo qui da Roma. È un palazzo legato a questa famiglia, ricchissimo di simbologia. Ecco, avevamo detto, entriamo nel merito di alcuni simboli che sono presenti a Urbino, questo è il primo. Chi entra non lo vede, chi esce nota qualche cosa, una figura sopra la porta di accesso a questo palazzo che è nel pieno centro storico di Urbino. Sì, una figura particolarmente interessante, sia per ciò che rappresenta, sia per la posizione in cui si trova. È una scimmia. E la scimmia era un simbolo che fungeva da memento. Era il segnale che diceva, ora che torni nel mondo, ed ecco la posizione in uscita, ora che torni nel mondo ricordati che tutto quello che hai acquisito nel mondo rischi di perderlo nella profanità del mondo e di ritornare a quel livello bestiale che è rappresentato dalla scimmia. Quindi all'interno il lavoro, la conoscenza, la cultura, uscire, il monito della scimmia, attenzione a non tornare a comportarsi ad essere un primate, quindi una scimmia. Esattamente questo, un memento. Chiudiamo questa nostra clip in questo palazzo spostandoci da questa sala e da questa finestra nell'ambiente, uno degli ambienti nobili della cultura di Urbino, la Biblioteca di Federico. Dicevamo, notissima la Biblioteca di Federico, ma non noto invece l'ambiente a fianco. E anche qui nel passaggio fra la biblioteca e questo luogo dove andremo, nuovi simboli. Sì, perché all'ingresso della biblioteca, sull'architrave sono scolpiti, unico portale in tutto il palazzo, dei delfini. I delfini sono da sempre il simbolo della salvezza. Il naufragio nelle antiche opere avviene spesso ad opera dei delfini. Il delfino è il simbolo della salvezza. Bene, che cosa significa proprio su quella porta? Significa che la salvezza può venire solo attraverso la conoscenza. Ed ecco l'ingresso nella biblioteca. Però poi, oltre la biblioteca, abbiamo degli altri ambienti. Quello che era, con ogni probabilità, il gabinetto alchemico di Ottaviano degli Ubaldini, grande alchimista e fratello e diarca assieme a Federico da Montefeltro. Per cui quei simboli diventano, portano un significato che è quello di dire la conoscenza avviene sì in una prima fase attraverso i libri, ma poi si va oltre, si va nel gabinetto alchemico in cui la conoscenza diventa una conoscenza ancora più profonda. Ecco, ci siamo spostati, siamo scesi al pian terreno, nelle vicinanze del cortile d'onore del Palazzo Ducale, abbiamo attraversato la Biblioteca di Federico, abbiamo visto i delfini, siamo entrati in questo ambiente che probabilmente, ipotizziamo questo, è il gabinetto alchemico, Marco. Sì, a detta di studiosi delle strutture alchemiche e delle strumentazioni alchemiche, questo è l'ambiente che probabilmente ospitava il gabinetto alchemico di Ottaviano degli Ubaldini. Abbiamo in questa posizione lo spazio che probabilmente era occupato dall'Atanor, vedo il forno alchemico. Il forno alchemico, e che ricorda molto da vicino lo spazio che è occupato dall'Atanor a Palazzo Nicolaci a Noto, dove un altro famoso alchimista, Giacomo il Gobbo, operava. E quello è probabilmente lo scarico del gabinetto alchemico. E allora da questo ambiente misterioso, scuro e particolarissimo, chiudiamo questa nostra prima clip dedicata a misteri, simbologie, personaggi che sono legati a Urbino, legati al Rinascimento matematico, e poi ne scopriremo molti altri prossimamente.